Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Vengo da un tour de force in Division Rivals devastante per cercare di capirci di più su questo FIFA 22. Devo dire che piano piano ne veniamo a capo, quindi a breve vi porterò video su tattiche, tutorial, eccetera eccetera, perché sto già registrando delle clip dalle live della piattaforma Viola, link in descrizione giornaliere, dove appunto stiamo testando insieme. Oggi però ci tenevo a portarvi un video dove andiamo a vedere assieme quelli che sono i migliori 10 giocatori secondo me sotto i 50k, quindi un budget che ormai bene o male tutti quanti possedete, e soprattutto si tratta di giocatori che non solo sono estremamente forti, ma si tratta di giocatori che sono anche facilmente rivendibili in ottica compravendita man mano che si avvicinerà la prima Weekend League, che dovrebbe essere con data d'inizio 8 ottobre. Quindi, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, devi passare subito sui nostri 10 campioncini. Il primo giocatore che ci ritroviamo di fronte è Kimpembe. Kimpembe è un difensore centrale, come potete giustamente vedere, francese del Paris Saint-Germain, PSG, che sapete meglio di me, quest'anno è un po' come il campionato Master, visto che è una squadra che praticamente ha tutti i campioni al suo interno. E Kimpembe magari non risalta per la sua caratura internazionale, ma quest'anno ha ricevuto veramente dei bellissimi attributi. Difatti è un giocatore di 1,89 m francese, quindi anche facilmente linkabile in quelle che possono essere delle ibride, eccetera eccetera. È perfetto, visto che ha normale alto, ed è perfetto anche per quello che è il meta attuale, come al solito, quindi per cercare di utilizzare difensori rapidi che vanno a coprire sia quelli che possono essere dei filtranti, sia i lanci lunghi, ma anche e soprattutto i cross avversari, visto che si tratta di un giocatore molto alto che può andare a marcare per bene le punte. Difatti ha ottimi parametri di velocità, con 80 di accelerazione e 81 di velocità scatto, ha anche dei discreti passaggi, ma quello che ci interessa maggiormente sono i parametri di fisico, dove spicca il 90 di aggressività e l'87 di forza, ma soprattutto i parametri di difesa e resistenza, perché come potete vedere ha tutto sopra l'80, è un gioco dove la difesa è molto automatica, la lettura difensiva ad 81 e le intercettazioni ad 84 fanno veramente la loro figura, e anche la resistenza ad 81 lo pone al di sopra ad esempio di giocatori come Joe Gomez. Adesso io non mi sento ancora di dire se sia meglio un Kimpembe o un Joe Gomez, però vi dico che per quello che ho provato, in un gioco dove si sente anche tanto il fatto di far entrare dei super sub, e poi ne parleremo, avere il difensore che comunque cerca di arrivare quanto più possibile fresco nelle battute finali del match si sente, perché altrimenti rischia di annaspare e gli attaccanti avversari vi sgusciano dietro, e arrivederci. Quindi Kimpembe, per il suo prezzo, 39k attualmente, per me è veramente un ottimo ottimo giocatore, visti anche quelli che sono i link possibili non solo con giocatori francesi ma anche con altri giocatori di PSG. Penso ad esempio a Marquinhos, penso a un Hakimi, terzino destro, che è veramente un ottimo ottimo player. Quindi come primo lui. Come secondo, un altro giocatore molto sottovalutato è Leonardo Spinazzola. Spinazzola è un 4-4, quindi ottimo per poter fare anche qualche leggerissima skill, anche se al momento non è che si portano più di tanto sulla fascia. È 1,86 m, quindi è una buona gamba, un buon passo. È 1,86 m ed è alto normale come rendimento, quindi si permette anche di poter utilizzare questo giocatore in fase offensiva con le sue sovrapposizioni. In particolare, quello che lo rende molto molto accattivante è il fatto che lui costa 14.000 crediti e nel suo stesso ruolo, in una Serie A, c'è Theo Hernandez, che costa praticamente il triplo, se non il quadruplo, e sotto la Weekend League probabilmente potrebbe andare anche al quintuplo. E con Spinazzola parliamo comunque di un giocatore che ha 92 di velocità, un ottimo passaggio corto e lungo, un pochino pecca e potrebbe essere un problema, visto che comunque i filtranti per un terzino possono essere importanti per lanciare gli esterni. Però poi c'è 80 di agilità, 82 di reattività, 80 di controllo palla, un buon dribbling. Per quanto riguarda le statistiche difensive, ha un 80 di intercettazione, un 82 di lettura difensiva, quindi molto molto bene. Quello dove è un po' carente Spinazzola in realtà è l'aggressività e la forza. Però quella forza e quell'aggressività in qualche modo vengono un po' alleviate dal discorso che comunque il giocatore è alto 1,86 m, quindi rimpiazza quella che può essere un po' la sua passività con quei centimetri all'interno della partita. E Spinazzola sicuramente potrebbe anche andarsi ad alzare in vista del 8 ottobre, quindi data X per la Weekend League, data X per il rialzo di tutte queste carte che possiamo definire assolutamente da gameplay meta, se vogliamo dire. Un altro giocatore che non ha bisogno di grossissime presentazioni è Joao Cancelo, e siamo perfettamente d'accordo. Parliamo di un terzino destro, 1,82 m, alto normale come Spinazzola, 4-4, perfettamente anche lui.
meno veloce in quanto ha 86 di accelerazione e 84 di velocità scatto, però ha un discreto tiro, ha dei passaggi migliori rispetto magari a Spinazzola, ottimi parametri ad agilità, ottimi parametri difensivi, anche qui pecca un po' quella che è la forza e l'aggressività, però non è un grossissimo problema. Quello che lo rende speciale è il costo anche in questo caso, perché Cancelo costa 35.000 crediti, che rispetto a quella che è l'alternativa nel suo ruolo di top livello, ovvero Walker, è praticamente la metà, se non addirittura un pelo sotto la metà di Walker. E quindi, considerando che anche portoghese vi permette di poter dare dei link interessanti, anche se magari avete intenzioni di fare delle squadre molto molto forti, quindi pensare anche di linkare Ronaldo, lui dà un'ottima intesa a Ronaldo. Quindi onestamente Cancelo per così poco è sottovalutato, e io credo che questo giocatore potrebbe andare tranquillamente a rialzarsi adesso che terminerà il periodo di spacchettamento selvaggio, dove tutti stanno cercando di sbustare qualcosa dai FIFA Points, sia messi sia dati dalla versione Ultimate. Quindi occhio anche a Cancelo, così come occhio a Kalidou Koulibaly, un altro giocatore che quest'anno per me può dire tranquillamente la sua, e in particolare la Serie A gode di veramente dei giocatori di altissimo livello in difesa, a centrocampo pecca un po' in attacco, e alcuni li abbiamo già visti e li continueremo anche a vedere in questo video. È un difensore di 1,87 m, normale alto, piede destro, 2 skill, 3 di piede debole, e anche lui quindi è immenso in game, in particolare c'è un body type veramente possente. È veloce, in quanto ha 87 di accelerazione, velocità scatto, e ho 74 di accelerazione, quindi potrebbe forse cedere un pelino sul primo passo, ma poi grazie ai suoi centimetri e velocità scatto recuperare. I passaggi sono un po' da rivedere, però le statistiche difensive, raga, onestamente parlano per sé. Ha 83 di reattività, 85 di intercettazione, 90 di lettura difensiva, 90, 94 di forza e 83 di aggressività, nonché anche 88 di contrasto in piedi, 86 di scivolata, che ovviamente non fanno mai male. E Koulibaly costa 29.000 crediti, quindi anche qui un prezzo veramente accessibile, è un giocatore che per me non può mancare all'interno di una Serie A. Mi avete chiesto Koulibaly, Skriniar, eccetera eccetera, Tomori, per me lui è il perno, poi a fianco gli potete ruotare chi vi pare, potete mettere un Tomori, ma anche un Ibanez che non costa tantissimo, costa 5k e comunque è velocino, anche se magari dal punto di vista di fisico cede qualcosa, però Koulibaly è assolutamente il perno centrale di quelle che sono le difese di Serie A, secondo me al momento, visto il suo rapporto qualità-prezzo. Così come un altro giocatore stranamente ignorato, comunque sottovalutato, è Wijnaldum. Wijnaldum, anche qui ritorniamo in questo caso sul PSG, alto-alto, quindi uno che ti fa sia la fase offensiva che la fase difensiva a centrocampo, è destro ed è un 4-4, quindi non ha problemi di piede debole, e se volete fare una crocchetta, una cosa a centrocampo, la potete fare. Statisticamente è un ottimo giocatore, difatti ha una buona velocità, ha degli ottimi passaggi, un discreto tiro. Per quanto riguarda le statistiche di dribbling siamo al top, perché ha 84 di agilità, 88 di equilibrio, 86 di reattività, 86 di freddezza, 85 di dribbling, ha anche 79 di lettura difensiva, magari è lievemente carente su quello che è il discorso relativo a forza e aggressività, però ha 93 di resistenza. E la cosa simpatica di Wijnaldum è che costa 20.000 crediti, nulla, è un 84 e soprattutto uscirà One to Watch, dovrebbe essere confermato, quindi questo cosa vuol dire? Che dopo il 1 ottobre questa carta sparirà dal mercato, perché ci sarà la sua versione nera, e quindi che cosa succederà? Questa qua prenderà un po' di valore e quindi potete utilizzarlo anche come eventuale investimento, il buon Giorgino, che è veramente un bel giocatore. Così come un altro giocatore, sempre per rimanere in ambito Serie A, veramente devastante, è Frank Kessié. 1,83 m, alto alto, 3 di skill e 4 di piede debole, piede destro. Anche qua parliamo di un giocatore veramente veramente molto molto buono, soprattutto per quelli che sono magari i discorsi di intesa che si sbloccano andando a fare il triangolo assieme a Tomori e Theo. Sono tre giocatori che si danno vita a vicenda. Anche qui parliamo di un giocatore completo a tutto tondo, è veloce, ha un buon tiro, degli ottimi passaggi, magari qui pecca un po' il discorso relativo all'agilità, ma comunque la reattività con L2 in mezzo al campo gli permette di poter aggredire bene gli avversari, ha un'ottima lettura difensiva, 85, addirittura 84 di intercettazione, quindi tanta roba, e stavolta siamo al top anche con forza e aggressività per il presidente che sì, che sicuramente sarà quello a cui consegneremo le chiavi all'interno di un centrocampo di Serie A, ma anche in un'eventuale ibrida, perché ripeto, con Tomori e Theo fanno un terzetto veramente devastante. E il prezzo di Kessié è 34.000 crediti, un prezzo secondo me veramente onesto per un giocatore di questo calibro. Papu Gomez, così, a sorpresa, che si è trasferito in Spagna, qualcuno magari l'aveva perso un po' dai radar, ma questo c'è una carta incredibile. È 1,67 m, 4-4, alto normale,
Follettino della fase offensiva, velocissimo, buon tiro, ottimi passaggi, agilità, equilibrio, dribbling, non ve lo dico proprio. Ovviamente ha una discreta resistenza. Per il prezzo di 19.000 crediti, secondo me qualcuno l'ha perso di vista, perché mi state chiedendo tanti giocatori per la Liga, tanti giocatori per poter ibridare, non lo so, magari un Valverde, un De Jong, un Llorente. Questo Gomez fa assolutamente al caso vostro, può essere utilizzato tranquillamente da CC o magari anche da seconda punta in un attacco a due. Quindi da provare e assolutamente da non sottovalutare Papu Gomez, che c'ha veramente un'ottima carta. Dalla Spagna invece andiamo all'Inghilterra, dove ci aspetta Sancho. Sancho, 1,80 m, 5 di skill, 3 di piede debole, piccola lacuna, è un giocatore molto molto valido, non però nella posizione di partenza, perché qui lo vedete esterno destro inglese. Per me il suo ruolo ideale è il COC, perché sulla fascia risente un po' quella velocità, in particolare ha velocità scatto 78, quindi può avere un primo passo bruciante per poi farsi recuperare. Ha un tiro discreto, ok, non il migliore ma un buon tiro, dei buoni passaggi, è agilissimo, ha un ottimo equilibrio, un ottimo dribbling, ha un'ottima reattività e un'ottima freddezza. 77 di resistenza per lui, per un giocatore che andrà a costare 29.000 crediti, pochissimo per quello che è un 87, quindi potrebbe tranquillamente alzarsi, e potrebbe tranquillamente alzarsi perché potrebbe uscire One to Watch, visto che è stato un acquisto importantissimo per il calcio inglese avvenuto in questa finestra di mercato. Quindi Sancho secondo me è il COC ideale per le vostre squadre ibride o per le vostre Premier League, rapporto qualità prezzo, considerando anche la possibilità di poterci fare dei crediti. Così come un altro giocatore molto molto buono è Federico Chiesa, 1,75 m per lui, 4,4 m, alto normale, velocissimo, non ve lo devo neanche dire, ha un ottimo tiro, ha degli ottimi passaggi, ottimo dribbling, in particolare l'agilità. Attenzione alla freddezza, perché quel 78 un po' mi spaventa onestamente, non vorrei che nei momenti chiavi potrebbe sbagliare delle conclusioni o dei passaggi fondamentali per noi. Poi 71 di forza, poco ci importa, 85 di resistenza, perfetto per fargli fare lavoro in fascia. Potrebbe fare tranquillamente anche la seconda punta o il COC. E per 17.000 crediti questo è un giocatore molto completo. Ci sono le alternative nel suo ruolo, vari Lozano eccetera, però quelli magari sono un po' più buggati. Questo invece è proprio forte, perché ha tutte le statistiche al posto giusto, il buon Federico Chiesa. Concludiamo in bellezza, perché un'altra domanda molto ricorrente è sugli attaccanti. Per me l'attaccante migliore al momento in giro, soprattutto per le Premier League, è Pierre-Emerick Aubameyang. Perché? È diventato 85, è 1,87 m, è un 4,4, normale e basso, è velocissimo, ha un ottimo tiro, 89 di finalizzazione, ha dei discreti parametri di dribbling, ok, certo non sarà il giocatore più agile, ma quest'anno avete visto come girarsi con i giocatori è difficile anche se avete Messi. Però in questo caso parliamo di un giocatore che ha ottimo tiro, è fisico ed è rapido, quindi è perfetto per sfruttare i filtranti, i lanci lunghi, i cross. E udite udite raga, Aubameyang costa 50k, niente, in più anche il trait del tiro di precisione, che poi vedrete nei prossimi video come tiri di precisione al momento sono veramente devastanti. Quindi rapporto qualità-prezzo, questo per me è veramente incredibile. In Premier League come punta di ruolo, quindi tolti vari Son, Rashford eccetera, solamente Lukaku forse può bene o male battagliare, ma comunque è più lento. Lukaku lo preferisco forse perché c'ha un body type ancora più particolare, può fare proprio più la boa. Però in un attacco a due questo è veramente veramente incredibile. Quindi raga, per quanto riguarda questo video è tutto. Fatemi sapere se voi avete già acquistato uno di questi giocatori, li avete puntati nei commenti ovviamente. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per quanto riguarda Live Giornaliere, piattaforma Viola, partners, Instant Gaming per FIFA Points bassissimi. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata ragazzi. In saluto da Riberoschi, ciao ciao.